Buonasera amici di Teleschianto, siamo alla Stacciola, frazione di San Costanzo, per la tipica festa, una delle più rinomate delle Marche, la Sagra della Crescia della Stacciola. Ricordiamo che la Crescia della Stacciola è un prodotto tipico regionale, un'eccellenza della Val Cesano. Qui con noi siamo dietro i forni Stefano Goffi, che fa parte del comitato cittadino di Stacciola, nonché uno degli storici della festa della Crescia della Stacciola. Stefano, avremo tante domande da farti. Innanzitutto, questa Crescia, la sua particolarità, la sua bontà, da cosa dipende? Beh, sicuramente dai prodotti che utilizziamo per prepararla e dal modo in cui la prepariamo. Questa Crescia viene fatta in base a una ricetta antichissima, più o meno del 1700, forse precedente, e è fatta esclusivamente con prodotti tipici e locali. Quindi una ricetta molto semplice: farina, lievito, acqua, sale, e un pochino di zucchero e strutto. Ma la particolarità di questa Crescia è la sua cottura. La cottura nel forno a legna. Forno a legna che anch'esso è antichissimo, non so se hai avuto modo di conoscerlo, ma di vederlo già, ma sono quattro forni qui a Stacciola, uno dei quali è precedente al 1700, di preciso non sappiamo quando è stato costruito, e viene scaldato esclusivamente con fascine di vite, quindi con fascine di tralci di vite, che già a febbraio dell'anno in corso prepariamo per la sagra. Questo ci ha portato a produrre una Crescia che è del tutto particolare, tanto che la Regione Marche, come dicevi giustamente prima, ci ha riconosciuto questa particolarità e ha voluto gratificarci, direi così, con il prodotto tipico regionale, con il riconoscimento di prodotto tipico regionale. Stefano, ci dici un po' i numeri di questa festa, i volontari che partecipano, il numero delle cresce sfornate, i quintali di farina utilizzati? Beh, allora, siamo partiti nell'87, 8 agosto 87, ed è stato quasi uno scherzo. Questa sagra è nata per finanziare l'attività del Comitato Cittadino di Stacciola, che è nato quasi per motivi politici, nel senso che, non avendo rappresentanti in comune, né assessori né consiglieri, le istanze del piccolo borgo erano inascoltate da anni. Quindi abbiamo pensato di creare questo Comitato Cittadino per farci sentire un pochino dall'amministrazione comunale. Ma non appena partiti, dopo pochi mesi, le finanze erano già ridotte al lumicino. Quindi abbiamo pensato di fare qualcosa per attirare un po' di gente e tirare su qualche soldo. Nell'87 siamo partiti con 50 kg di farina. Oggi siamo 11 quintali. Il bello però è che il modo di farla non è cambiato nel tempo. Cioè continuiamo ad impastare a mano, tutto a mano e tutto al momento, 11 quintali e passa di farina. Quindi con impasti da 12 kg alla volta vengono impastati e poi vengono lavorati, allargate, condite e cotte al momento. Quindi niente preparato prima, ci tengo a precisare, nulla è preparato prima. Cominciamo alle 4 del pomeriggio di ogni giorno, del sabato, della domenica e del lunedì. Siamo arrivati quasi a 130 persone, tra i 120 e 130 persone di volontari, volevo dire, per ogni giornata di lavoro della sagra. E siamo arrivati appunto a 11 quintali, e quindi vuol dire a occhio e croce 14.000 cresce in tre giorni, che è un vero record, direi, per un paese così piccolo. Un'ultima interruzione, ti volevo interrompere un attimo, 120-130 volontari, ma la Stacciola quanti abitanti fa? Siamo qui in paese una settantina. Ma abbiamo la fortuna, la grandissima fortuna, che molti abitanti dei paesi limitrofi vengono ad aiutarci volontariamente, ovviamente senza remunerazione, quindi addirittura prendono le ferie apposta per venirci ad aiutare, quindi dai paesi vicini, da Marotta, da San Costanzo, da Mondolfo, da Orciano addirittura, e quindi è veramente una festa unica, una festa unica. Ringraziamo Stefano, vi invitiamo, a chi non è mai venuto, alla festa della Crescia. La Stacciola, prodotto tipico regionale, vi invitiamo in questo paesino, antico feudo dei Conti Maurizi, paesino bellissimo,
vicino a Mondolfo, vicino a San Costanzo, con delle passeggiate stupende nella Valle dei Tufi. Ringraziamo ancora Stefano e buon lavoro. Grazie mille, grazie e buon divertimento. Jay!